In Italia ci sono attualmente migliaia di richiedenti asilo rifugiati letteralmente in strada, senza alcuna forma di assistenza e quindi con un accesso molto limitato, nessun accesso a beni primari come un tetto dignitoso, cibo, l'acqua e cure sanitarie. Si tratta di migranti che cercano di entrare nel sistema di accoglienza presentando la richiesta d'asilo ma che non riescono per mancanza di posti, oppure sono rifugiati in uscita dai centri di accoglienza governativi alla conclusione dell'iter della richiesta di asilo, che si ritrovano appunto fuori dai centri senza un processo di inclusione sociale terminato. I live in this place. It's not easy. So there's no light and there's no water. Living in a place like this is for me is challenging because there are children, there are women. Unbelievable, there are women. So in this kind of situation, if you are not strong, let me use it that way. If you're not strong, you can't stay. Vengono perciò a determinarsi, a formarsi delle sacche di marginalità, soprattutto nelle metropoli, pensiamo ad esempio a Roma, Torino, Firenze, e anche in alcune aree rurali del sud Italia, come la Puglia, la Calabria e alcune zone della Campania. Un altro contesto critico è rappresentato dalle frontiere, dove formalmente sono ancora in vigore gli accordi di Schengen sulla libera circolazione, ma in realtà si ripetono in maniera sistematica e sommaria gli spingimenti dei migranti verso l'Italia. Questo è il punto dove avvengono le riammissioni, come le chiamiamo in Italia. La Svizzera fa dei respingimenti e noi in Italia li riammettiamo. Le riammissioni avvengono a qualunque ora. La prassi vuole che non avvengano oltre mezzanotte, però in passato è già capitato diverse volte che troviamo persone lungo il tragitto verso la città all'1:30 del mattino, alle 2 del mattino. Quindi noi verso quest'ora cerchiamo di fare un ultimo giro, vedere che nessuno sia stato davvero ancora riammesso, soprattutto con queste temperature, verso quest'ora. Negli ultimi 2 anni si sono costituiti in Italia dei gruppi di volontari attivisti, gruppi più o meno strutturati, più o meno formali, e il cui obiettivo è quello di fornire supporto ai migranti in strada nell'accesso ai beni primari. Per via di questi interventi subiscono forti pressioni da parte delle istituzioni, pressioni che a volte sono sfociate in procedimenti giudiziari a loro carico. Gli insediamenti informali, sia nelle aree metropolitane che in quelle rurali, sono di norma ignorati dalle istituzioni. E quando in realtà si cerca di superare le condizioni degli insediamenti informali, l'unica soluzione sembra essere appunto quella dello sgombero forzato, quindi sembra essere una soluzione motivata da questioni esclusivamente di ordine pubblico. La conseguenza di questa politica è che gli insediamenti informali si frammentano sempre di più, quindi si costituiscono gruppi sempre più piccoli di migranti che si nascondono in aree sempre più remote e con un accesso sempre più complicato ai servizi sociosanitari del territorio. Medici Senza Frontiere chiede che tutti i migranti presenti negli insediamenti informali, a prescindere dallo stato giuridico, possano avere accesso ai beni primari finché si trovano sul territorio dello Stato. Quindi un accesso a un tetto dignitoso, all'acqua e alle cure urgenti ed essenziali attraverso il Servizio Sanitario Nazionale senza alcuna restrizione.